Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi un nuovo video super speciale, perché non ho mai fatto un video del genere prima, ma so che altre ragazze l'hanno fatto. Io l'ho visto fare da, e mi sono attrezzata perché non mi ricordo mai il nickname. Allora, da Dope2111 e poi da Makeup by Pita. Loro fanno video in inglese, ma so che anche Chiara l'ha fatto qua in Italia, se non sbaglio, mi sembra di sì. E quando ho visto il video di Dope, io ho ordinato subito questo microscopio. Ta-da-da! L'ho ordinato perché mi è sembrata una figata, a parte che proprio per curiosità personale voglio avere un microscopio, perché non lo so perché. Può sempre tornare utile, ok? Cioè mi piace l'idea di avere un microscopio e analizzare e guardare tutto, non so, magari sarò strana io. Mi sa che lei l'ha detto in un video, insomma io ho seguito il suo link per acquistarlo e ho acquistato istantaneamente, ho dovuto aspettare un po' che mi arrivi la spedizione. Comunque finalmente è qua e finalmente posso filmare questo video, perché è stato molto difficile non provarlo prima, perché ho detto no, voglio farvi vedere la reazione originale in videocamera, quindi non lo provo prima, ma ho aspettato appunto di filmare questo video. Allora, so che ci sono diversi video con questo microscopio, appunto, alcuni vi fanno vedere il make up sotto il microscopio, che è anche molto interessante, alcuni vi fanno vedere insomma il make up applicato, altri i pennelli eccetera. Io oggi invece però voglio fare una specie di esperimento, perché controlleremo con il microscopio com'è il nostro make up, ma poi andremo a toglierlo e su questa metà del viso andrò ad utilizzare le salviettine struccanti di Sephora, si chiamano Rose Cleansing Wipes, quindi hanno anche un buonissimo profumo di rosa. E queste come prezzo sono a 5,90 euro, mentre dall'altra parte del viso andremo ad utilizzare quindi un prodotto low cost versus prodotto high cost, perché il make up su questo lato del viso andremo a toglierlo con lo struccante di Benefit. Questo è il Remove It Oil Free Makeup Remover, io ho usato tipo una ventina di questi, mi trovo benissimo, è super delicato, un po' come un'acqua micellare, super super delicato, non dà problemi alla mia pelle e toglie il trucco molto bene. Queste invece non le ho mai utilizzate, ma conosco molto bene le salviettine struccanti in generale, quindi voglio proprio vedere come si comportano i due, se ci sono differenze oppure no, perché può pure darsi che entrambi tolgano il trucco alla perfezione e quindi non stiamo neanche qui a fare i paragoni, ma vedremo, vedremo, vedremo. Perché una cosa è vedere ad occhio nudo quando ci strucchiamo, dire ok, non vedo make up, mi sembra di essere a posto, mi sembra di avere la pelle pulita perché allo specchio non vedo nulla. Una cosa ragazzi è analizzare il tutto con un microscopio professionale, e quindi qui vedremo se davvero questi due prodotti o quale dei due toglie davvero il trucco alla perfezione. Io davvero non ce la faccio più, non sto più nella pelle e ci siamo in tema pelle. Finalmente andrò a vedere com'è il mio make up sotto il microscopio. Io vi avviso che se siete tipo deboli di stomaco questo video non sarà proprio per voi, perché immagino che farà parecchio schifo. Ok. Oddio, ho quasi paura, non so perché, ho quasi paura, non lo so, forse ho paura di vedere qualche microorganismo che mi cammina per la faccia, non lo so. Ok. Ok, allora qui c'è l'illuminante che non metto sempre, ma oggi ho voluto metterlo perché secondo me si vedeva figo in videocamera. Che cos'è quel peletto nero? Che schifo! Ok, però ci sono tutti i glitter, wow! Vabbè, questi mi piacciono un sacco. Cioè, guardate che roba, i glitter sono pazzeschi. Che bello, che schifo, mio Dio, i peli mi fanno un'impressione tremenda. Andiamo a vedere il fondotinta in generale. Sembra terra arida in estate quando non piove per 2 mesi. E, mio Dio, che cos'è sta roba? Ok, un pezzetto di ombretto che mi è caduto. Vedo che si è un po' raggruppato nelle crepe della pelle. Che cos'è sta roba? No vabbè, io sono schifata. Vogliamo vedere, visto che ho un brufoletto qua, vogliamo vedere com'è sotto il microscopio? Santo cielo! È piccolissimo, vederlo così è una schifezza! Ah! Mamma mia, ok. No, il fondotinta in realtà non è così male. Cioè, nel senso, sì, fa schifo, ma me l'aspettavo. Che cos'è quella roba? È un punto nero che sta uscendo, mio Dio! No vabbè, io sono, cioè, sono schifata a dir poco. Interessante, andiamo a vedere il naso. No, mio Dio, questi sono punti neri, ragazzi, Oh, ma il make-up fa schifo, cioè il trucco è una cosa disgustosa, ragazzi, cioè io veramente. Sul mio canale che si dicono queste cose è quasi una bestemmia, ma, cioè, ma vi rendete conto? Guardate i punti neri, guardate i punti neri, che schifo!
pulisco, eppure pulisco tantissimo la pelle, mio Dio, guardate in un altro, c'è un altro punto nero. No, vabbè. Oh, questo qui c'è un sacco di sebo, cioè se volevo abbassarmi l'autostima con questo video ci sto riuscendo al 100%. Voglio andare a vedere le sopracciglia, scusatemi se questo video sarà... Ok, sarà lungo ma è troppo interessante. Vedo punti neri anche sotto le sopracciglia o mi sbaglio? Cioè guardate che roba, mi sembra un po' di essere in quel film Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi. Vi ricordate che loro vedevano tutto così, tipo le formiche erano gigantesche, i fili d'erba tutti sporchi? Io mi sento molto Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi in questo momento. L'ombretto è bello, almeno a me sembra bello. Voglio vedere le ciglia. Queste sono le mie ciglia inferiori e sono strapiene. O sono quelle superiori? No, sono quelle inferiori. Queste sono le ciglia inferiori e sono strapiene di mascara che poi si è trasferito anche sotto, a quanto sembra. Adesso, come promesso, vado a rimuovere il trucco. Parte sinistra con le salviettine Sephora. Hanno davvero un profumo buonissimo di rosa queste salviettine. La mia pelle si arrossa sempre tantissimo quando vado a struccarla, quindi non vi spaventate. Da notare la differenza bianco-rosso-fucsia. Sono adatte anche a togliere il trucco sugli occhi, ma mi stanno facendo lacrimare l'occhio in una maniera terribile, non so come mai, ma io comunque ho pelle e occhi super super delicati, ma cioè guardate che roba, sta lacrimando e bruciando un sacco. Ok, sembro veramente un peperone da questa parte e sto per diventarlo anche dall'altra parte. Purtroppo la mia pelle è così, è veramente tremenda. Quando la tocco diventa rossa subito. Dall'altra parte, come promesso, andiamo ad utilizzare lo struccante. Vi faccio impressione da sola, ecco, così è meglio. Andiamo ad utilizzare lo struccante. Mi brucia tantissimo, tantissimo l'occhio. Terribile, terribile. Queste salviettine sugli occhi sono terribili. E vado ad utilizzare lo struccante di Benefit sulla parte destra del mio viso, ma per voi è la sinistra, no, non lo so. Sulla parte destra del mio viso. Spero che la mia pelle sia più decente e meno disgustosa sotto il microscopio senza trucco, perché davvero il trucco era una cosa, cioè, non schifosa, peggio davvero, ma davvero peggio. Ci siamo, la mia pelle è completamente struccata, o almeno così sembra ad occhio nudo. Attenzione, attenzione, almeno così sembra. Adesso andiamo a verificare se è davvero così. Iniziamo con la parte in cui ho utilizzato le salviettine struccanti di Sephora. Beh, devo dire che mi sembra pulita. Mi sembra assolutamente, assolutamente pulita. Devo essere sincera, forse lì ho visto un piccolo pezzettino residuo di glitter dell'illuminante, ma non sono nemmeno sicura. Sì, ecco, anche qui secondo me ce n'è uno, ma non sono sicura perché potrebbe essere sebo che comunque luccica. Sì, forse qui e là vedo un pezzettino di glitter, si vede la mia pelle che è super super arrossata, davvero super super arrossata. Devo dire più arrossata rispetto all'altro lato, lo vedete qui? Questi sono tutti rossori dovuti allo sfregamento di un corpo esterno sulla mia pelle. Vediamo anche la fronte, anche questa mi sembra, devo dire, molto molto pulita. Vediamo le ciglia. Oh no, oh no! Questo è davvero davvero un disastro, sono ancora sporchissime le ciglia. Li vedete i grumi di mascara? Io li vedo molto molto bene. Eppure a vederle così, cioè non vedo nulla, incredibile. Vediamo, quindi devo dire un po' di glitter qui con le salviettine Sephora è rimasto, ma praticamente niente, però molto molto mascara devo dire, eh. Vediamo le labbra. Sì, sì, anche le labbra sembrano ben pulite. L'unico problema grosso è, mi sembra impossibile ragazze, perché cioè io ad occhio nudo non vedo nulla, che io vi giuro, non vedo assolutamente, assolutamente nulla sulle mie ciglia inferiori, eppure c'è molto, molto mascara ancora. Voglio vedere, sono molto curiosa di vedere l'altra parte. Andiamo innanzitutto a vedere la pelle. Qui è dove avevo l'illuminante e ragazzi, qui ci sono più glitter rispetto all'altro lato, devo dire la verità. No, devo dire che anche qui non ce ne sono tantissimi. Un po' di più forse rispetto al lato con le salviettine. Andiamo a vedere anche qui le sopracciglia.
Non so se lo guardate le sopracciglia dell'altra parte, andiamo a guardarle. Allora, beh, devo dire che sembrano pulite. Sì, sembrano pulite, almeno io non vedo segni di make up dalla parte delle salviettine Sephora, non vedo nulla. Proviamo a vedere la parte con lo struccante Benefit. Allora, qui c'è un pezzetto di ombretto. Sì, c'è un pezzetto di ombretto che non so come sia finito qua. Però tutto sommato, sì, molti pezzetti di ombretto, tanti pezzetti di ombretto che non so come siano finiti sul sopracciglio. Vedo veramente parecchi e vedo anche un po' di glitterini. Devo dire che vedo molti glitterini sulla parte destra, è come se non li avesse tolti completamente lo struccante, li vedete? E ce ne sono parecchi. Anche qui la pelle sulle guance mi sembra pulita, forse un glitterino qua e là, comunque non è per niente arrossata, anzi quasi nulla. Ogni tanto un glitterino e questo mi sorprende un pochino, perché mi aspettavo che fosse molto meglio lo struccante Benefit, invece evidentemente un po' i glitter me li ha trascinati, anche se appunto ad occhio nudo non si vedono. E voglio andare a vedere le labbra anche qua. No, le labbra mi sembrano molto pulite, devo dire, anche da questa parte. L'unica cosa, un po' le sopracciglia, qualche glitterino, questi mi hanno un po' stupito. Non so se sono io che... Non lo so, voglio andare a controllare ancora le ciglia. Oh mio Dio, è pieno di residui di mascara, ragazzi, che schifo, mio Dio. Anche qui è stranissimo, perché non li vedo ad occhio nudo, cioè, eppure... Devo veramente sfregare molto di più per togliere, perché ho i residui di mascara da entrambe le parti, però qui secondo me ce n'è di più. E voglio andare solo a vedere ancora l'ombretto. Beh sì, qui vedo un piccolo residuo di ombretto. Per il resto, sì, anche qui un piccolo residuo di ombretto, anche qui. Sì, vedo residui di ombretto anche sulla palpebra. Tutto sommato è pulita, ma c'è qualche residuo di ombretto, perché si tratta di un ombretto liquido, quindi si appiccica alla pelle. Voglio vedere la parte delle salviettine. Sì, è come se ci sono, guardateli. Guardateli, sì. Oddio, ce n'è tantissimi invece, anche sulle ciglia. Mio Dio, la parte delle salviettine non ha pulito per niente bene le ciglia. Allora, facciamo un punto finale della situazione. Innanzitutto pensavo di avere la pelle pulita, ma così non è. Mi sono resa conto che se a vederla allo specchio dal vivo la pelle sembra pulita, decisamente sotto microscopio non lo è. Non facciamoci spaventare, perché ovviamente è normale, cioè è normale, non possiamo nemmeno scartavetrarci la pelle. Senza dubbio però bisognerebbe pulire un pochino più a fondo, perché devo ricordarmi, e cercherò di ricordarmelo, che quando la pelle sembra pulita in realtà non è che lo sia proprio così tanto. In modo particolare mi sono resa conto che i residui restano sulle ciglia, è come se l'ombretto si aggrappasse un po' alle ciglia e rimanesse lì aggrappato, quindi bisogna andare a pulire con molta più cura tutta la zona delle ciglia, sia quelle inferiori che quelle superiori. Stessa cosa per le sopracciglia, perché non ce ne rendiamo conto, ma ho visto che il trucco me lo sono un po' passato dalle guance, per esempio l'illuminante o l'ombretto, me lo sono poi passato nelle sopracciglia. Tutto sommato però devo dire che sì, in linea generale sicuramente pensavo di avere la pelle molto più pulita di quanto sia in realtà. E tutto sommato però devo dire che le salviettine Sephora si sono comportate molto molto bene, e quasi meglio rispetto, devo essere sincera, allo struccante di Benefit. C'è da dire però che queste salviettine mi fanno lacrimare gli occhi, mi arrossano molto di più la pelle, anche se poi comunque ritorna normale, però è ancora arrossata, ragazzi, e forse sono io che con le salviettine tendo a ad andare un pochino più forte, e quindi forse per questo sono riuscita a togliere più prodotto. Al tempo stesso però mi sono arrossata molto di più la pelle. Con queste sono andata molto più delicata, però purtroppo ho lasciato dei residui, ci sono segni di illuminante su tutto il viso e appunto mascara schifosissimo sulle ciglia, e da questa parte devo dire il mascara e l'ombretto è rimasto molto di più sulle ciglia, sia quelle sotto che quelle sopra. Quindi questi sono un po'
queste sono un po' le constatazioni finali. Io mi scuso ancora con voi per lo schifo che hanno fatto queste immagini, perché vedere la mia pelle è pulita e faccio tutti i detergenti, gli scrub e il peeling, e poi alla fine mi ritrovo che ho la pelle schifosissima, specialmente la zona del naso, ragazzi. Cioè io adesso, io i punti neri non li vedo, ma sotto il microscopio la pelle del mio naso è la cosa più disgustosa al mondo. Quindi io spero che voi non abbiate appena mangiato, se avete visto questo video, spero che di non avervi fatto passare la fame se state per cenare o fare colazione o pranzare, non lo so, scusatevi, insomma. Però è stato molto molto interessante, devo dire, andare ad analizzare e a vedere com'è davvero la pelle. Devo dire che fa un po' impressione, il trucco sporca, alla fine il trucco sporca, siamo carine ed è bellissimo sperimentare, cambiare colore eccetera eccetera, però il trucco sporca, questa è la lezione di oggi, il trucco sporca. Tutto sommato però è stato molto molto interessante girare questo video. Naturalmente se avete qualche consiglio, qualche richiesta, scrivetemi tutto nei commenti, mia family, voi lo sapete che per me siete importanti, quindi leggo sempre tutti i vostri commenti, cerco di mettere cuoricino a quanti più commenti possibile, e quindi sì, per me è importante che voi lo sappiate, che li leggo, sono lì presente e voglio interagire con voi, non voglio fare video e basta, cioè voglio interagire con voi, voglio rispondere, voglio almeno mettervi un cuoricino, ma almeno voglio che sappiate che vi leggo e che siete importanti per me, non solo su YouTube ma anche su Instagram, ovunque. Quindi questo è quanto, mia family, un bacio grandissimo per tutti voi, un abbraccio forte 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 perché vi voglio bene, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!